qualcuno deve uscire, solo che Sotil Oggi è lo sta. arrivata anche questa notizia, ovvero di una Fiorentina che avrebbe comunicato a Jovic la volontà e la decisione di venderlo. E il calciatore ha malincuore perché voleva restare. Questo è vero, Jovic voleva restare, Te vuole l'avevo detto restare. che voleva restare. Che ne pensate voi di Ema, sta roba? fake news, Ema, sono quelli della anzi, Roma. partiamo in Sono quelli ordine. della Roma. Che Partiamo in ordine. Ema, che ne pensi? ne penso? Errore madornale della Fiorentina. No, Errore stai a madornale. te e l'errore madornale, butta via la Clamoroso. maglietta. Lo rifai, cioè l'hai riportato lì dove potrebbe dimostrare, lo dai via. Ma dove? No. Clamoroso errore di valutazione. Mi ha fatto perdere una Clamoroso. finale di Coppa Italia buttando fuori il pallone davanti alla porta, mi ha fatto perdere. Ha fatto perdere Figurati. una finale di Coppa Italia, come Ilicic quella contro il Napoli. Me le Madonna. ricordo tutte. Tu Me che le dai ricordo. colpa a Jovic, non hai visto la partita. Sì, l'ho Non hai vista visto la la partita, l'ho partita. vista benissimo la partita. Direi che hai perso la finale per Jovic è una cazzata. Bene, ok, il È gol davanti alla uno porta dei non l'ho canoni. sbagliato io, non l'ho Di certo sbagliato. non l'ha fatto Cabral il tiro davanti alla porta perché Va non ha bene, toccato però palla. intanto preferisco non fare niente perché della finale Ah, tipo anche del ok. 2013 non mi ricordo neanche chi era in campo, però il gol di Ilicic sbagliato davanti alla porta me lo ricordo bene. Accidenti a ogni ossa. Sì. 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 Capito? Ci arriva Cabral a tirare in porta alla fine. Ah no, Sì, va bene, va bene, non c'è problemi. Così come siamo tutti bravi, però quello di che è questa successo l'ho visto. ah no, nemmeno questa. Mannaggia. Sì, Vabbè, ma ma neanche bisogna guardare chi sta peggio, insomma. coi ma siamo tutti bravi. Jovic è più forte Cabral. Puoi No, perché controllarti le cose mi sembra abbia segnato anche meno gol che quell'anno il l'anno scorso, però forse non me lo ricordo, sai com'è. E infatti la Fiorentina l'ha dato via. La, sai Cagliovic perché la dà via? Perché metà dei soldi che dobbiamo dar via a questo brocco, che 25 milioni te li danno te lo dico dopo un cosa te li danno per Jovic, 25 milioni, la metà tu glieli dovresti dare al Real Madrid, quindi voglio vedere che tu ci incassi con quest'altro, capito? È per questo che non tu lo dà via. vai, va bene. Sì, ma è la realtà dei fatti, ma mi Certo. dispiace, ma è così. Ah, ma Cabral si è dato figurati. via non perché si voleva per forza dare via, ma perché quell'altro non si poteva, perché non ci si incassava una sega di nulla, capito? E se te volevi prendere l'attaccante titolare per Sta. l'anno prossimo, dovevi per forza vendere Cabral. Va bene. Funziona così Eh, il vabbè, mondo. ragazzi, Mi dispiace dirlo, ma Lorenzo Pesci 2, anzi, Lorenzo Pesci 3, Ema 0. Certo. È la realtà dei fatti, ragazzi. Cioè, non è che mi sto inventando chissà che cosa. È così, è per questo che alla fine si è venduto. Qui, bravo ragazzo che voleva rimanere a Firenze, però qui ci sta la clausola con il Real Madrid. C'è la clausola, in realtà, il contratto con il Real Madrid che bisogna dargli metà di quello che tu incassi da Jovic. Che se ti danno 15 milioni, hanno fatto un miracolo. Vabbè, È ma quello, tanto non sarebbe mai rimasto a fare la terza punta, cioè non è no? giusto nemmeno per lui alla fine. Ma chiaro, no, ma infatti è per quello che io sono sempre stato dell'idea che se arriva qualcuno per fare l'attaccante, lui deve andare via, perché lui se l'è arrivato per giocare titolare e la Certo. panchina non la fa. Non può fare anche l'alternativa, diciamo un secondo, ma il terzo no. Tanto No, con Solà e Beltrán non gioca mai. anche perché Quindi. Nzola e Beltran alla fine quello fanno, non è che tu ti puoi inventare, magari uno può andare un po' più indietro, uno può fare all'esterno, no, sono tutte e due punte, si sono prese per Vabbè, quello, punto. comunque, Il fatto è che comunque vai, Ema. sì, dai, ragazzi, abbiamo fatto un furto a Benfica perché 25 milioni per uno che non sa nemmeno muoversi in mezzo ai campi Però e mi guarda dispiace dirlo, caso tra che i Jovic e fessi Cabral, sono sempre 40 quegli categorie. altri. Ma I perché fessi Cabral va sono al sempre Benfica? quegli altri, noi siamo Certo, bravissimi. I fessi sono sempre quegli altri. ma 25 milioni ci aveva pensato stai il dicendo che è un prezzo onesto Tottenham per per il Cabral 25 post-Kane, milioni. il Milan era interessato, ma Ma che guarda caso palle? sono sempre Cosa fessi fai? negli altri. Stai difendendo Cabral? Cioè, quello ha giocato 70 minuti di Coppa Italia e ti ha fatto perdere una finale perché non è riuscito a tirare in porta mezza volta. Con il Però Benfica, con il Basilea, con il Basilea, guarda caso. non ha strusciato palla nemmeno lì e ritorna. Hai Con rischiato di Basilea ha andare fatto gol, fuori. però va bene. Con Basilea ha L'andata fatto per gol. sbaglio, il ritorno non ha toccato Vabbè, ha boccia. fatto gol. Quell'altro che ha Non ha fatto, non ha toccato fatto nulla. boccia.
Se io avessi messo la Roma, te manco arrivi settimo. Ma, di... con ma che vuol dire? Ma Cabral in due mesi ti ha fatto recuperare il campionato da febbraio a marzo. Ma che dici? Non ti ha fatto gol in Cabral in campionato. Dimmi, ma chi se ne frega? Ma li ha fatti? Dimmelo. Oh, Jovic ha fatto gol con la Salernitana, ci ha fatto vincere, ha fatto gol con Basaksehir, ci ha fatto... Inter, oh, Roma, Milan. Ma che cazzo, wow, ma che cazzo stai dicendo? Wow, ma uno è andato a giocare al Madrid, quell'altro, se vedi Real Madrid, lo vede sulle figurine su FIFA. Ma di che cazzo stai parlando? Beh, ma infatti, ha giocato tanto a Real Madrid, grande, oh. Eccoci. Allora, il dibattito è stato meraviglioso. Grande, ha giocato molto a Real Madrid. Ma di che stai parlando? Uno è un giocatore, l'altro è buono per giocare a bocce. A rugby farebbe che... bene, Cabral. Va bene, raga. Va bene. Dai. Io penso che sia anche un po' la guerra dei bidoni. Cioè, nel senso, sono due giocatori che lo scorso anno... quando era a Firenze lo davano per pacco, lo volevate mandare all'Hellas Verona. No, ma no, cioè, però, Ema, tu sei ora, al di là del tuo essere dai, fan di Jovic, che ma il calcio è meraviglioso per ragazzi, questo... Ma uno è un giocatore, l'altro no. No, dai. No, aspetta un attimo, io non sto paragonando dai a Cabral. In questo momento di Cabral non me ne frega nulla. Io penso che... Ma speriamo... Un classe 97 a Vlahovic 5 anni fa, quando era, calma raga, perché quando era un 2000, quando aveva 20 anni. Jovic e Cabral, lo scorso anno, sono stati due, tutti e due, chi più chi meno, per me è la guerra dei poveri, due giocatori non all'altezza, e non è un caso che la Fiorentina, che quest'anno lo avete detto voi, non il sottoscritto, voto 10, voto 9, Champions League, musichette, eccetera, abbia preso Cricchi, abbia preso Kroc e le ha detto tu, prima offerta, via, il secondo ha detto guarda, comunicato, tu di qua devi sparire, perché poi si fa la guerra dei poveri. Due giocatori, per me Cabral al Benfica potrebbe anche far bene, come fermo restando che la tecnica di Jovic, Cabral se la sogna, ma ripeto, la guerra dei poveri, sono due giocatori che quest'anno sono stati il male della Fiorentina, perché se avessimo avuto un centravanti io penso che almeno una finale si portava a casa, ma mi sbaglierò sicuramente io. Scherzo, tu che ne pensi? Portiere, te la porti a casa. Io penso che Cabral e Jovic sicuramente non abbiano dato quello che si sperava la Fiorentina. Poi a livello tecnico è ovvio che Jovic sia una spanna di fronte a Cabral, però secondo me Cabral è più centravanti, e vi dico anche secondo me in Portogallo farà anche molto bene, perché comunque l'esperienza in Italia gli è servita, e sono dell'idea che la Fiorentina abbia fatto bene a cederli entrambi. Cabral ha già ceduto, Jovic lo cederà, e secondo me con Solà e Beltran sarà tutta un'altra cosa il reparto offensivo, almeno spero, ecco, però a logica. E più che altro almeno sono tutte e due punte, e questo ne siamo sicuri, insomma, di quelli che prendiamo. Jovic è stato anche condizionato dal fatto che comunque non è una prima punta, poi che comunque è un attaccante e debba saper far gol, sono tutti d'accordo, però è un ruolo. Capito? Ragazzi, Jovic cioè, non si muove. In unità non ci azzecca niente. No, Jovic non si, ragazzi, non è che Jovic ha fatto male. Cioè, Jovic la sua carriera ha fatto bene solo un anno. Perché se una volta mettiamo un attimino. Cioè, non è che lui non ci azzecca con la Fiorentina. Lui ha bucato, ha fatto bene solo un anno nella sua carriera. Perché secondo me si fa un po' di fatica. Jovic è un ragazzo che non segna. Tutto questo sono arrivate le immagini di Cabral con Rui Costa. Belli, ma me lo salvo sul telefono. Capocannoniere della Liga Portoghese. Ma guardate, segnatevelo, c'è il caso che anche lui faccia la fine di João Félix, di Darwin Núñez, di Gonzalo Ramos, che magari tra un paio d'anni verrà venduto a 70-80 milioni al magnate di turno. Vedrai. Questo aspetta, no, è importante. Però, è limitato, però è tecnicamente. È un giocatore che per me può fare bene in Portogallo, è un giocatore che per me può fare... Perché probabilmente con il Vizela, il Guimaraes, il Rio Ave, la Morinense, la Portimonense, la Gil Vicente, la Farense, che non hanno nemmeno gli stemmi perché giustamente sono squadre rinomate, tipo il Famalicão, l'Estrella Amadora, il Caves, la Casa Pia, probabilmente Cabral segna, dato che il Braga era quarto in classifica e gliene ha fatti due, probabilmente sì, 46 gol gli fa.
come col Benfica sembrava Ronaldo, ha fatto 30 gol, infatti si è visto il Ronaldo da 30 gol. No, col Benfica gioca molto bene. Gioca nel Benfica, non è che è andato a giocare nell'Estoril Praia, cioè è andato a giocare nel Benfica che in Liga Portoghese, a parte lo Sporting e Porto e forse il Braga, gli altri giocano per Sport, cioè fanno presenza, quindi... Sì, sì, ma magari però si va a giocare la Champions League a differenza nostra e quindi insomma è un altro discorso. Guardi, era un bidone, è andato al coso e fa 20 reti. Anche Gilberto, un attimo. Voglio ricordare che Chiesa è andato in Turchia. Gilberto, piglio sempre Dodò e non Gilberto che fa la Champions League. Però. Ma ne puoi dire tanti, cioè. Sì, sì, ma voglia. C'è gente che ha scacato male David Ancico e adesso invece lo vuole mezza Europa praticamente. Quindi, insomma, no, in realtà anche lì Ancico lo vogliono tutti, ma non l'ha pigliato nessuno. Sì, sì, per ora non l'ha pigliato nessuno. Ancora il mercato non è finito. No, vediamo, però se non lo piglia nessuno, dobbiamo dire che non l'ha pigliato nessuno. No, certo, però è comunque un titolare del Feyenoord. Ricordo a tutti che il signor Braga il final non mi sembra cioè io ragazzi io ricordo a tutti che Braga è arrivato terzo in Liga con 78 punti e 75 gol segnati e 30 subiti, 7 li se ne è fatti in due partite, quindi voglio ricordare la difficoltà del campionato portoghese. Noi si è sbagliato. Ma non c'è bisogno di rosicare fino a sotto la seggiola. Io sono contento che un bidone di genere sia andato via. Sono contento. Sì, ma adesso va via anche l'altro, non ti preoccupare, tanto va via anche lui. E voglio vedere quanti soldi ci danno, così almeno per vedere chi c'ha ragione, tra virgolette. Comunque, voglio secondo vedere me chiamarlo... valuti un giocatore a seconda di prezzo, te, giusto? No, non valuto un giocatore a seconda di prezzo, però se un giocatore viene pagato 10 milioni e un altro 30, hanno la stessa età e hanno fatto schifo entrambi, però se uno viene pagato di più di un altro vuol dire che magari un motivo ci sarà, perché uno è meno affidabile di un altro, capito? Perché se no non è che sono tutti coglioni, capito? Che si vende un giocatore a parecchio di più rispetto a un altro, cioè se Benfica l'ha pagato 25 milioni non è perché c'ha soldi da spendere a dritte e quindi vabbè pigliamo chi vogliamo. L'ha pagato, e se fosse andata in Tottenham, il Tottenham avrebbe speso 25-30 milioni anche lui. Se fosse andata in Milan avrebbe speso 20-25 milioni. 8 milioni per Cabral si è preso in tasca, si è fatto un investimento sbagliato, semplicemente. Vabbè, ma quello è un altro discorso che c'entra, però il valore del giocatore comunque è quello, e si è venduta di più nonostante ha fatto una stagione non buona. Quindi... è un giocatore che ha il suo valore di mercato. Lo acquisteranno per una cifra superiore ai 60 milioni. Vabbè, Gesù, ho capito. Vabbè, ragazzi, insomma, banca e basta. Tanto sono due ragazzi che hanno rotto i coglioni. Speriamo che spariscano il prima possibile. Uno è già andato via, l'altro speriamo presto. Castrovilli si opera domani. Questa è la notizia.